Social network e formazione religiosa, non più un'ipotesi di lavoro ma una realtà. Nella società ipertecnologica e iperconnessa, i seminari, gli insegnamenti, le modalità di apprendimento devono essere al passo coi tempi. La vera sfida quindi non è come usare la rete, i social network, Facebook e Twitter in testa, ma come stare nella rete, testimoniando il Vangelo. Ne è convinto l'arcivescovo Jorge Carlos Patron Won, messicano di origine cinese, che alla Congregazione per il Clero è segretario per i seminari e che dedica circa 45 minuti al giorno a comunicare in internet. Non si possono capire una vita cristiana improntata sul rapporto con Dio e una vocazione, dice, senza la missione della comunicazione. Come il Papa Francesco ha detto, è come una respirazione. Da una parte la ispirazione, dove quella presenza di Dio, quella vicinanza, quell'esperienza di Dio, questo incontro personale con Gesù, e tramite la preghiera, la formazione, la spiritualità, la liturgia, l'Eucaristia, il vivere con altri in una comunità, questa come ispirazione, la vita di Dio, subito si fa ispirazione, si fa comunicazione. E i seminaristi di oggi, i sacerdoti di oggi, i formatori di oggi siamo chiamati per questa comunicazione in una rete meravigliosa che sono le reti sociali. Tutti i mezzi di comunicazione diventano per la nuova generazione non soltanto un mezzo di comunicazione, ma un habitat dove abitare. La realtà dei seminari, d'altra parte, è in evoluzione. Studi, esperienze di preghiera, testimonianze da ogni parte del mondo avvengono anche attraverso i social network. Oggi tutti i giovani che arrivano ai seminari sono nati ormai in questo mondo digitale. Questo è un grande vantaggio. La grande sfida è che i formatori, noi, vescovi, sacerdoti, quelli che non siamo nati nelle reti sociali, impariamo a vivere questo nuovo rapporto, non soltanto con un mondo di oggi, ma con la nuova generazione. E di tal maniera che i contenuti dei valori del Vangelo, dell'esperienza vissuta della generazione adulta, può essere trasmessa ai giovani e noi impariamo pure di loro quella esperienza di comunicare l'esperienza personale e comunitaria di forma subita e veramente brevi, sì, come colpi di sentimenti, di pensieri, di riflessione. Senza dimenticare i rischi che le nuove realtà della comunicazione sociale possono comportare, l'invito allora è a coglierne le potenzialità nella prospettiva della cultura dell'incontro suggerita da Papa Francesco, anche e soprattutto nelle difficoltà. Ancora Monsignor Jorge Carlos Patron Won. Non soltanto si comunica le cose belle, piacevoli, ma pure quelle che sono dolorose. Ma quello che è importante è che tramite il network i cuori dei seminaristi, i cuori di tanta gente che i seminaristi e i sacerdoti si incontrano e fanno un'esperienza di incontro umano, spirituale e diretto, molto diretto.